foglia che si arrende sì all'autunno, rivendicando a sé la grazia del volo. È Yuri Kekin. Insomma, dopo quell'inc... dopo 16 anni è ancora così. Eccolo qua, Yuri Kekin, il signore degli anelli. Ciao Yuri, benvenuto. Tu ti sei veramente reinventato, hai avuto la fase 2 della tua vita, perché poi sei passato dalle imprese sportive a quelle imprenditoriali. Oggi tu hai 3 società, ti occupi di turismo, di eventi e di formazione. Tutti i settori, ahimè, travolti, Francesca, dall'emergenza. Tra l'altro tu hai un agriturismo nelle Marche che hai dovuto chiudere a inizio marzo perdendo tutte le prenotazioni, il 100%. Ecco, ci dici, partiamo da lì, che cosa stai pensando di fare? Beh, sto pensando di riaprire. Sto pensando di riaprire perché credo che sia giusto, credo che sia importante riaprire con tutte le attenzioni, le disposizioni che, anche se un po' in ritardo e anche, mi permetto di dire, in maniera un po' difficile da comprendere, anche un po' confusionale, comunque ormai abbiamo, però voglio riaprire perché ci sono tutte le possibilità perché Colle del Giglio, questo è il nome del mio agriturismo, possa riprendere sperando che le persone in qualche modo abbiano la possibilità, la voglia di venire in vacanza non solo nel mio agriturismo, ma in tutte le tante belle strutture italiane. Bisogna proprio che riscatti qualcosa, no, nella testa della gente, anche di chi ha i mezzi per potersi ancora permettere delle vacanze, ma che abbia voglia di farlo. Senti, hai dovuto mettere i tuoi dipendenti... Non abbia paura, esatto. Hai dovuto mettere i tuoi dipendenti, come tanti imprenditori, in cassa integrazione. Sono riusciti a ottenere i soldi? Non tutti. Cioè, soltanto una parte è arrivata? Soltanto una parte, sì. E questo è veramente un problema che sta attraversando tutta l'Italia. Tu hai sempre sostenuto che nei periodi di maggiore difficoltà si trovano anche poi le migliori opportunità, che sembra una frase così bella da dire, ma in realtà tu l'hai applicata nella tua vita. Ecco, oggi secondo te l'Italia sta cogliendo da questo momento così difficile l'opportunità di un cambiamento? Ma guarda, hai detto bene, io credo che in tante situazioni di criticità, di difficoltà, c'è la possibilità e anche certe volte l'esigenza di trovare anche un'opportunità. Prima avete visto Atene, ha raccontato benissimo quello che è successo, io da una criticità ho trovato un'opportunità e ho finito la carriera con un bronzo olimpico che per me vale tantissimo. Credo che in questa situazione invece abbiamo perso una grande opportunità per il nostro paese di cambiare qualcosa. Non voglio essere critico, anzi io credo che sia molto molto difficile affrontare una situazione come questa, però potevamo certamente migliorare qualcosa su quello che è uno dei grossi problemi del nostro paese, ovvero la burocrazia, il fatto di avere con grande difficoltà le risposte, con troppa difficoltà. Io sto cercando di capire, di leggere anche questo nuovo decreto di 460 rotti pagine, non sono un grande statista, però alla 120 mi sono fermato, e vabbè, lo fanno chi è più intelligente di me. Perché... Yuri, te ne leggo uno io, ma prima ti volevo chiedere, visto che ti sei letto tante cose, ma hai visto che c'è anche il divieto di affogare? Perché, hai visto? Cioè, no, e non, il bagnino non può fare la respirazione, com'è? Non può fare la respirazione, ma ce ne sono diverse di cose strane, Massimo, come hai visto, come hai letto. E questo davvero, io guarda, il problema però... Oltre questo è che con diciamo la difficoltà maggiore si vede poi nella velocità di attuazione di questo decreto. E il problema adesso è la velocità, è l'immediatezza. Ci sono risorse importanti, ci sono anche delle idee giuste, a parte delle cose strane, come hai detto. Però c'è un'idea. Il problema è la velocità. Non puoi darmi le opportunità di sopravvivere tra un mese, tra due mesi, e oggi. Che lo devi dare. Yuri, ti mostro questo documento che ho trovato in rete, me l'ha mandato un nostro telespettatore, una società che si occupa della riduzione della tassa dei rifiuti, proprio per le aziende come quelle di Yuri. Ora, questa delibera comincia con visti, e qui non gli va bene, poi cominciamo, passi le pagine, e cominciano i considerato che. Poi ci sono i considerato altresì che, e tanto le pagine passano, considerato in particolare che, considerato inoltre che,
considerato altresì che, considerato anche che, considerato poi che, considerato inoltre che, guardate perché sennò sembra che me lo sto inventando, considerato infine che, ma non è finita Francesca, ritenuto, cominciano il ritenuto, ritenuto in particolare che, quindi il povero Iuri è già a pagina 18, ancora non ha capito quanto gli riducono la tassa, ritenuto in particolare che, ritenuto infine che, infine che, ma nello pagina specifico? 20, a pagina 20 c'è la delibera che all'articolo 1,2 ti dice come fa Iuri Checchi a calcolare la tassa per pagare di meno la sua tassa di rifiuti in azienda. E come fa? Così, TV and, aperta parentesi, app SAP uguale Q per SAP app per KD app. Beh, Iuri, dai, è chiaro, no? Iuri, tu che sei geometra, mi puoi aiutare a tradurre, a spiegare? Cioè, guarda, perché è più facile che riesca a fare l'esercizio che abbiamo visto prima degli anelli che risolvere questa equazione. Pensa quanto... Penso, come... No, se... però hai fatto un esempio molto vero, molto chiaro. Se voi avete, siete, tutti i giorni avete questi problemi, cioè in Germania leggiamo con un click vi arrivano i soldi. Qua pensate, Iuri Checchi, altro che click, deve assumere un laureato in fisica quantistica. Senti, Iuri, in conclusione, tu sei un ottimista di natura. Pensi che questo periodo ci lascerà anche qualche cosa di positivo, di bello? Tu in giro vedi qualcosa, un'energia positiva che ci puoi raccontare stasera? Sì, guarda, la voglia di ripartire è già... Il fatto di ripartire anche con un po' di situazioni difficili è molto motivante e credo che sarà molto utile e importante. Però, ecco, nel rispetto anche... Non voglio... Hai detto bene, sono ottimista e sono anche... moderatamente preoccupato, non tanto per me, io sono un imprenditore che ha per fortuna la possibilità di aspettare ancora, sono preoccupato per gli altri, perché qui dobbiamo salvarci tutti, non possiamo salvarci solo qualcuno, altrimenti le cose non andranno bene. Però fammi dire, voglio essere ottimista, ma per rispetto alle tante famiglie che hanno perso tanti cari, credo che in questa situazione è davvero il pensiero va a loro, va a tutte quelle persone che hanno perso la vita. Questa pandemia davvero è tremenda e quindi trovare una positività, un modo ottimista di andare avanti pensando a loro lo faccio con fatica. Detto questo, dobbiamo andare avanti e quindi io sono abbastanza fiducioso che prima o poi vinceremo questa battaglia. E per me vincere la battaglia vuol dire tornare alla vita di prima, niente di che. Io non sono uno che ha bisogno di cose straordinarie, voglio riabbracciare le persone. Voglio riavere il contatto con gli amici e basta questo, perché grazie. Solo adesso capisci quanto è importante. Grazie davvero, grazie Iuri, veramente un mito, possiamo dire, un mito, un orgoglio di questo paese. Ci fosse il pubblico ti applaudirebbe perché te lo meriti. Grazie a Iuri Checchi.